Un altro elemento importante che a me piace moltissimo nella musica è la pausa. La pausa. La pausa è assenza di suono, ma non significa che la musica si ferma. Alcune volte siamo abituati a pensare che la musica abbia senso solo ed esclusivamente se riusciamo a cogliere un suono, a percepire un suono. Ma anche la pausa ha un suo suono. O meglio, la pausa ha un suo valore ben preciso. La pausa nello spartito occupa uno spazio ben preciso. Ha valore. Ha un valore e ha valore. Valorizza la composizione musicale, dà respiro, dà dinamica. La pausa mi riporta al Selah biblico. Quando i salmisti scrivevano, a un certo punto leggiamo Selah. Era un attimo di riposo, di respiro, per cogliere con attenzione tutto quello che era stato scritto fino a quel momento. I salmi sono dei canti, e questi canti avevano un ritmo. La pausa. Quanto è importante interpretare al meglio le pause che si presentano nella nostra vita. Noi vorremmo andare sempre, ma il Signore alcune volte ci ferma. Pausa. È entrato nel nostro vocabolario con molta violenza la parola lockdown. Prima non sapevamo neanche cosa fosse questa parola. Certo, una pausa forzata, non bella. Come non è stata bella la pausa che ho dovuto vivere io, che è durata un anno. Ma le pause, seppure causate da momenti di sofferenza, se vissuti con Dio e interpretate bene con la guida dello Spirito Santo, possono diventare un'opportunità per crescere, per rinforzarsi, per conoscere più da vicino il Signore, per sperimentarlo più in profondità. Tutto coopera al bene per coloro che amano Dio, scritto Paolo ai Romani. La pausa. Stavo bevendo un tè qualche giorno fa e sull'etichetta del filtro c'era scritto qualcosa che ha attirato la mia attenzione. Su questa etichetta c'era scritto «Una pausa per te». Gioco di parole, no? Una pausa per te. Ma quello che mi ha colpito di questo slogan è cogliere nella pausa un dono. Una pausa per te. Prenditi questa pausa. È un dono. Quando penso alla pausa come dono, penso ai 10 comandamenti. Li conosciamo, no? Alcuni di questi, direi un po' tutti, attirano molto la nostra attenzione, gli diamo molto peso. Non uccidere, certamente. Non rubare, ma certo, è sbagliato. Non avrai altro Dio all'infuori di me, ma certo, Signore, tu sei l'unico Dio, eccetera, eccetera. Poi c'è un comandamento che ha a che fare col riposo. E quando leggiamo questo verso, questo comandamento, se siamo onesti e scaviamo un po' dentro di noi, forse ci rendiamo conto che è bello, ci piace, ma non diamo tutto questo peso. Non lo vediamo proprio come un comando. Io credo che se Dio non solo ha lasciato nella sua legge questo comando, ma se Dio stesso si è riposato il settimo giorno, credo che anche noi dobbiamo imparare a scoprire il valore del riposo. Riposo da tutto ciò che occupa l'80% del nostro tempo. È un dono la pausa, sì, ma è anche un comando di Dio. Allo stesso livello di non rubare, non uccidere. Ci avete mai pensato? Io ci ho riflettuto quando ho dovuto vivere una pausa forzata.